Ci siamo forse? No, ok. Ci siamo, buongiorno a tutti coloro che si sono appena connessi e tutti coloro che si uniranno insieme a noi a questo appuntamento, questo dialogo della salute globale, che è un'iniziativa del Festival della Salute Globale, la cui seconda edizione, come già sapete, è stata posticipata a novembre, dal 12 al 15 novembre prossimo. L'incontro di oggi parlerà di epilessia e tratteremo questa malattia insieme a due ospiti che passo subito a presentarvi. Abbiamo con noi il professor Guido Ruboli, neurologo epilettologo dell'Università di Copenaghen, dell'Istituto di Medicina Clinica e del Danish Epilepsy Center di Dianalung in Danimarca. È un centro ospedaliero di terzo livello, un centro altamente specializzato che è dedicato alla cura e alla gestione delle epilessie più complicate. Il professore è anche chairman della sezione epilessia dell'EAN, che è la European Academy of Neurology, che riunisce tutte le società scientifiche di neurologia nazionali. Buongiorno, professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Abbiamo con noi anche il dottor Stefano Sartori, che è pediatra, neurologo e epilettologo presso l'azienda ospedaliera dell'Università degli Studi di Padova, dove coordina l'attività di neurologia e neurofisiologia pediatrica. Dico subito che entrambi, i nostri ospiti sono nel comitato scientifico di Fuori dall'ombra insieme per l'epilessia, che è un'associazione che nasce con numerosi obiettivi, che sono quello di promuovere iniziative di ricerca scientifica e tecnologica, ma anche attività di comunicazione e di divulgazione. Perché, come molti di voi già sapranno, l'epilessia è qualcosa di molto complesso ed eterogeneo. Le forme sono le più diverse, ci sono quelle più benigne e altre forme dove l'epilessia è solo una di altre più gravi. Manifestazioni motorie e cognitive di natura, insomma, neurologica. Sono molte anche le false credenze e le conoscenze sbagliate che circolano sull'epilessia ed è per questo che abbiamo scelto il titolo a questo incontro di oggi. E chi tiene sotto controllo la malattia, molto spesso a causa dello stigma, altro argomento importante che tratteremo oggi, tende a nascondersi. Ma allora io entrerei subito nel vivo della chiacchierata di oggi. Prima però vi voglio segnalare la possibilità di commentare o di porre delle domande ai nostri esperti direttamente al di sotto della nostra diretta. Io poi raccoglierò le domande e le porgerò ai nostri epilettologi. Allora inizierei subito con lei, dottor Sartori. Le chiedo, ci dica una definizione di epilessia e quali sono le cause? Ma diciamo che il termine epilessia può essere ben sostituito dal suo plurale, le epilessie, però se devo rispondere alla sua domanda e definire cos'è l'epilessia, certo, è una malattia neurologica che è caratterizzata dal fatto che ci sia una suscettibilità, una predisposizione costante al generare crisi epilettiche. Dunque è il ricorrere di crisi epilettiche che porta poi alla diagnosi di epilessia. E ovviamente le crisi epilettiche
sono, voglio dire, degli eventi che nascono ovviamente a livello, diciamo, corticale, cerebrale, dove ci sono i neuroni, e quando questi neuroni, anziché scaricare in maniera coordinata, in maniera, diciamo, normale, scaricano in maniera parossistica, improvvisa, abnorme, ovviamente a seconda dell'area cerebrale che colpiscono, possono generare delle manifestazioni, come diceva lei, appunto, motorie, non motorie, che noi chiamiamo crisi epilettiche. Ora, la corteccia cerebrale può, diciamo, in qualche modo generare epilessia per molte cause, perché ci sono delle alterazioni strutturali, abbiamo le cosiddette epilessie strutturali, che comprendono le malformazioni dello sviluppo corticale, cioè delle malformazioni dello sviluppo del cervello e in particolare della corteccia cerebrale, comprendono gli esiti di insulti, di eventi che hanno colpito il cervello, pensiamo gli insulti che possono avvenire in epoca prenatale, perinatale, ma anche nelle altre fasce di età, diciamo le conseguenze di un ictus, le conseguenze di un intervento chirurgico, e queste sono delle cause, diciamo, strutturali acquisite. Poi un altro grande capitolo è costituito dalle epilessie genetiche. Noi oggi sappiamo che una quota importante delle epilessie, sia di quelle pediatriche, ma anche di epilessie che poi possono insorgere forse più in là nella vita o comunque persistere più in là nella vita, sono dovute a delle mutazioni di geni che codificano per proteine che in qualche modo sono all'interno del neurone, all'interno della corteccia cerebrale, responsabili di mantenere la normale eccitabilità della cellula nervosa, che è una cellula eccitabile, ma quando ovviamente queste proteine si alterano perché geneticamente sono, diciamo, mal costruite, mal fatte, ovviamente questa eccitabilità diciamo, diventa patologica e genera le crisi. Diciamo che ci sono due grandi popolazioni di pazienti, l'età di persone con epilessia. L'età d'esordio può essere, a seconda delle cause che lei ci ha appena illustrato, un'età precoce durante l'infanzia e la giovinezza, oppure più in là con gli anni, non è così? Certo, diciamo che se guardiamo un po' la distribuzione nelle varie fasce di età, le due fasce di età maggiormente colpite, sia nuovi casi che poi invece casi nella popolazione che chiamiamo prevalenza, riguardano appunto l'infanzia, l'età diciamo pediatrica e poi l'età, voglio dire, anziana adesso, o comunque l'età dopo i 60-65 anni. Ovviamente le cause sono diverse relativamente a questo, nel senso che in età ovviamente avanzata la patologia cerebrovascolare, la patologia eventualmente degenerativa, gli esiti eventualmente di traumi occorsi nella vita, ecco, qui diciamo, rappresentano la quota parte. In età pediatrica sicuramente le forme genetiche, le forme malformative sono sicuramente importanti. Poi c'è un gruppo non indifferente di epilessie in cui noi supponiamo vi sia una predisposizione genetica, biologica, neurobiologica, sono le cosiddette epilessie età dipendenti, che colpiscono soprattutto l'età pediatrica, ma poi esistono anche le forme ovviamente che si manifestano poi dopo l'adolescenza, in cui ovviamente supponiamo vi sia una predisposizione biologica di qualche tipo, ma ancora per queste, così come per altre forme, non abbiamo ovviamente un nome di un gene o l'identificazione di un singolo gene che in qualche modo sia coinvolto nella loro, diciamo, nel loro generarsi. Grazie, dottore. La ricerca procede spedita in questo. Professor Ruboli, quando noi ci immaginiamo l'epilessia e una crisi epilettica, pensiamo a movimenti, convulsioni e qualcosa di piuttosto serio. Io le vorrei chiedere, dal momento che abbiamo visto che le sindromi sono così diverse, immagino che i sintomi siano molto diversi. Allora ci spieghi a cosa dobbiamo prestare attenzione e le chiedo anche la diagnosi, perché è così complicata? E se non è complicata, come si può fare? Sì, le epilessie, come lei ha detto giustamente, sono, come ha detto anche Stefano, sono di tantissimi tipi, molti tipi, e li definiamo appunto addirittura in sindromi, quando abbiamo tutta una serie di caratteristiche che permettono di rendere una condizione omogenea. Poi appunto ci sono situazioni di epilessie, come è stato detto prima, che dipendono da alterazioni cerebrali, da lesioni, e in quel caso sono
epilessie che, la cui crisi sono molto in relazione alla sede della lesione. In realtà la crisi esprime la funzione esagerata di una parte del cervello, soprattutto la crisi che noi chiamiamo focale. Quindi, siccome il nostro cervello può fare, ha un'estrema varietà di funzioni, anche le crisi si possono esprimere con un'estrema varietà di sintomi e talvolta non è facile riconoscerle. Tutti noi, appunto, conosciamo quella che è la convulsione, la crisi generalizzata, di un effetto che è anche drammatico per chi vi assiste, perché il paziente perde coscienza, ha queste contrazioni a tutto il corpo, può mordersi la lingua, può mettere bava alla bocca, poi successivamente, in una fase di non responsività, che è di fatto un coma che dura in maniera transitoria. Questo è l'evento a tutti noto, di cui tutti si spaventano, ma fortunatamente non rappresenta la maggioranza delle crisi a cui noi epilettologi assistiamo. La gran maggioranza di crisi, di tipi di crisi, in realtà è fatta da eventi molto minori, a volte anche difficili da percepire, possono durare anche pochi secondi. Nel bambino abbiamo le forme, diciamo, con le assenze, che forse molti hanno sentito nominare, in cui sostanzialmente il bambino si interrompe per pochi secondi o poche decine di secondi e poi riprende a fare quello che faceva. Però in questi pochi secondi lui effettivamente non è in contatto. Quindi andiamo da un estremo che è estremamente discreto, estremamente, diciamo, poco percettibile a volte, fino all'estremo opposto, che è quello della crisi convulsiva. In mezzo a questi due estremi abbiamo una varietà di manifestazioni che può essere estremamente variabile. Il paziente molto spesso impara a riconoscere per primo, si rende conto che qualcosa non va, tuttavia a volte perdendo coscienza non è in grado di descrivere cosa lui compie durante la crisi ed in questo appunto sono molto utili in genere i familiari, quelli a cui assistono le crisi. La descrizione di quello che accade durante una crisi per l'epilettologo è estremamente importante per definire sia il tipo di crisi e talora anche si può arrivare alla sindrome, ad esempio nel caso dell'assenza. E il lavoro inizia lì. Lei mi parlava della diagnosi. La diagnosi di epilessia è ancora sostanzialmente un grosso lavoro clinico. La clinica. Un epilettologo con una certa esperienza, già col colloquio col paziente e con i suoi familiari, molto spesso riesce ad avvicinarsi alla diagnosi anche precisa. Ovviamente, dopo finita la parte del colloquio, l'esame che è ancora cardine è l'elettroencefalogramma, è l'esame che è stato introdotto quasi 100 anni fa, e rimane ancora essenziale per diagnosticare l'epilessia, per capire se il paziente innanzitutto ha un'epilessia oppure no. L'elettroencefalogramma in questo ci aiuta molto. E poi dopo col tempo sono venute una serie di tecniche estremamente utili, indispensabili, prima la TAC, che ancora in certi casi può dare informazioni importanti, e la risonanza magnetica che ha rivoluzionato il nostro approccio dell'epilessia negli ultimi, direi, 30 anni, soprattutto per quello che riguarda il discorso della chirurgia. In più recentemente, ovviamente, abbiamo la genetica, che è l'altro grosso capitolo di diagnostica, che sta effettivamente fornendo una mole di informazioni rilevantissima e che sta in un certo senso cambiando sia la diagnosi che anche il trattamento. Speriamo molto di più in futuro che quanto possa fare adesso. Per cui la diagnosi, diciamo, attualmente si basa su questi tre capisaldi fondamentali. Però abbiamo tante altre indagini che ci aiutano a definire meglio un'epilessia, nell'età scolare, ovviamente, la comprensione dei deficit cognitivi, quindi la valutazione neuropsicologica è molto importante, come lo è anche nell'età adulta, ma sicuramente in un cervello in sviluppo capire quali possono essere i deficit di tipo cognitivo e anche comportamentale è estremamente importante. Per cui si arricchisce sempre di più, direi, il nostro armamentario per cercare di formulare una diagnosi più precisa, e una diagnosi più precisa poi si traduce non sempre, ma spesso anche in una terapia più precisa, più mirata. E qui passiamo esattamente ai trattamenti. La diagnosi deve essere tempestiva e precoce, bisogna individuare pur nella complessità che cosa sta accadendo nell'encefalo della persona che voi avete davanti, sicuramente. Dottor Sartori, io le faccio una domanda relativa ai trattamenti, perché mi concentrerei prima di tutto sui trattamenti farmacologici, quelli che vorrebbero tenere sotto controllo i sintomi, le crisi, perché la qualità della vita continua ad essere uno degli aspetti più importanti. Quando si sente l'opinione del paziente, questa è della persona con epilessia, questa è una priorità. Il trattamento farmacologico, che funzioni ha e
in che modo può aiutare oggi, se ci sono degli avanzamenti o se ancora un terzo dei pazienti non può trovare beneficio, perché? Ma la terapia, diciamo, dell'epilessia è una terapia che noi chiamiamo, così dire, principalmente la terapia sintomatica, nel senso che la terapia farmacologica dell'epilessia è una terapia che ha quale obiettivo? Quello di ridurre la probabilità che una persona abbia delle nuove crisi, ridurre l'intensità o la durata di queste crisi. Per cui è una terapia, quella farmacologica, che va ad agire sul piano dei sintomi, non va ad agire ovviamente sulla causa sottostante. È una terapia che nel corso degli anni ha visto, diciamo, succedersi una serie numerosa di farmaci, ovviamente farmaci che si prendono generalmente per bocca, che hanno proprio l'obiettivo di ridurre la frequenza delle crisi. Generalmente i pazienti cominciano con un farmaco e in alcune situazioni viene aggiunto un secondo farmaco e diciamo che prese complessivamente il 70% delle persone con l'epilessia rispondono, voglio dire, alla terapia farmacologica utilizzata in maniera, voglio dire, appropriata, le dosi appropriate, nelle combinazioni eventuali appropriate quando appunto parliamo di più di un farmaco. Però, come giustamente diceva lei, vi è un 30% dei casi in cui parliamo di farmacoresistenza, parliamo cioè di situazioni cliniche, di persone in cui l'associazione di due farmaci corretti per quel paziente, ben tollerati da quel paziente, alle dosi massimali tollerate, non consente di ridurre in maniera significativa le crisi di quel paziente. Se noi guardiamo quel 70% dei pazienti che rispondono, voglio dire, alla terapia, sicuramente vi è una quota parte di questi che, ad esempio, diciamo, le epilessie più età dipendenti, di cui parlava prima il professor Ruboli, le assenze o l'epilessia prolandica, in cui, diciamo, la terapia può essere, diciamo, limitata nel tempo. Il paziente, voglio dire, prende la terapia per qualche anno e poi, voglio dire, con anche il cambiamento dell'assetto ormonale, il passaggio all'adolescenza, queste epilessie ovviamente passano fisiologicamente. In alcuni casi non è nemmeno necessario il trattamento. Parlo ad esempio dell'epilessia rolandica, che hanno, diciamo, i bambini, che possono avere i bambini. Poi vi è un gruppo invece di persone con epilessia per le quali il trattamento farmacologico, diciamo, dura per molto più tempo, li chiamiamo così epilessie farmacodipendenti, cioè il paziente deve assumere quel trattamento per tutta la vita. Ecco, al di fuori di questo 70% di pazienti, abbiamo quel 30% che accennava lei, in cui non c'è la possibilità con la terapia farmacologica di interrompere, voglio dire, il ricorrere delle crisi. E su questo 30% dei pazienti, oltre ad essersi, voglio dire, estremamente, esserci stato un grande sforzo da parte della, diciamo, anche dell'industria nella ricerca di farmaci, diciamo, più, diciamo, capaci di un maggior controllo, vi è stata la ricerca di terapie che fossero alternative. E tra queste, parleremo forse dopo della chirurgia dell'epilessia, che è un trattamento, voglio dire, risolutivo della chirurgia dell'epilessia, in particolari forme di epilessia, ma poi abbiamo dei trattamenti non farmacologici che possono, ad esempio, essere dei trattamenti dietetici, la dieta chetogenica, ad esempio, una dieta ricca di proteine e grassi senza carboidrati, ma è una dieta, voglio dire, diciamo, prescritta, diciamo, in maniera, cioè, dal medico e che va seguita dal personale appropriato, che in alcune forme di epilessia che non rispondono ai farmaci antiepilettici, nemmeno a quelli di più nuova generazione, può essere utilizzata, specie in età, diciamo, pediatrica. Grazie. Esiste poi la possibilità anche di altri, diciamo, approcci terapeutici. Sicuramente si è parlato molto in questi ultimi anni della cannabis terapeutica, però il capitolo forse più importante nelle epilessie farmacoresistenti è costituito da quello della chirurgia dell'epilessia. Professore, volevo passare la parola a lei proprio su questo, perché la speranza di tutti è di liberarsi una volta per tutti, dall'epilessia, contemporaneamente come già ci ha anticipato prima, non tutte le persone sono candidabili all'intervento chirurgico, bisogna trovare la lesione, bisogna capire. Ci dia anche qualche cifra.
relativa alla chirurgia e agli avanzamenti che sono stati fatti. Per... Dunque, già come è stato anticipato, appunto, l'informazione fondamentale per poter capire se il paziente è un candidato è quella se è possibile identificare la zona del cervello che produce le crisi. E questo è l'aspetto fondamentale. E in questo effettivamente la risonanza ci ha aiutato molto. Quindi, quando noi abbiamo un paziente con un'epilessia farmaco-resistente, come è stato detto prima, e ci rendiamo conto che effettivamente il tipo di crisi è correlato, per le caratteristiche che la crisi stessa è correlato alla sede della lesione, ovviamente il trattamento chirurgico diventa un'opzione assolutamente da considerare. Ovviamente il trattamento chirurgico non deve creare ulteriori danni, per cui abbiamo alcune zone del cervello che sono zone che noi chiamiamo eloquenti, ma sono zone in cui un eventuale trattamento potrebbe sì risolvere l'epilessia, ma potrebbe creare dei deficit neurologici, ed in questo caso effettivamente la chirurgia non è possibile, diventa controindicata. Inoltre, comunque, siamo anche in grado di operare pazienti senza una lesione in centri deputati alla chirurgia dell'epilessia. In Italia, ma anche all'estero, c'è le conoscenze, l'expertise, come dire, per poter individuare la zona che produce crisi anche in assenza di lesione, ed in tal caso esistono indagini ancora più sofisticate, diciamo così, per individuare quest'area e per decidere se è trattabile chirurgicamente. Per cui i progressi sono stati molti. La chirurgia sicuramente viene fatta più di quanto veniva fatta, direi, 20 anni fa, ma sicuramente viene fatta molto meno di quanto potrebbe essere fatta. In Italia delle stime grossolane stimano che ci siano circa 10.000 probabilmente pazienti farmaco-resistenti, probabilmente sono anche qualcosa di più. Gli interventi attualmente che vengono effettuati in Italia probabilmente non superano i 300 unità. Quindi c'è un gap enorme fra i pazienti che beneficiano della chirurgia e quelli che invece potrebbero essere perlomeno valutati. Poi, come dicevo prima, non è detto che tutti vengano operati, ma sicuramente una grossa quota, soprattutto di quelli con lesioni, potrebbero essere perlomeno studiati per una chirurgia. E questo è un problema che non è solo italiano, è un problema in tutti i paesi dove la chirurgia viene praticata, questa grossa differenza fra la popolazione che potrebbe effettivamente essere studiata per essere sottoposta all'intervento e quella che viene effettivamente operata. E questo nonostante ormai i dati che abbiamo sull'efficacia della chirurgia sono molto confortanti. Noi sappiamo che alcune lesioni o epilessie lesionali, come le chiamiamo noi, hanno un'altissima percentuale di guarire o migliorare notevolmente, mentre se continuiamo a trattarla con i farmaci, questa guarigione praticamente è minima, è quasi impossibile da ottenere. Non solo, questo fa sì che anche addirittura in alcune situazioni noi possiamo proporre l'intervento molto presto, addirittura anche prima di verificare un'eventuale farmacoresistenza, tanto sappiamo già che quel paziente non risponderà ai farmaci, e operandolo precocemente gli evitiamo anni e anni e anni di terapia farmacologica che sappiamo già prima che darà pochi effetti. Non solo, questo fa sì che effettivamente la chirurgia possa essere proposta anche molto presto, molto prima. La chirurgia in età pediatrica, se ovviamente studiata in un centro competente che ha tutte, diciamo, le conoscenze per poter procedere a una chirurgia in un bambino, può dare risultati sicuramente molto superiori a quelli che darebbe dopo 20 anni di epilessia solo trattata farmacologicamente. Quindi, trattare precocemente è la parola chiave. Le chiedo chi può andare incontro all'intervento neurochirurgico. In che percentuale poi trova beneficio? Tutti coloro che vengono operati poi avranno un beneficio, oppure c'è una percentuale di essi che non risponde nemmeno alla chirurgia? Sì, questa è una domanda da... non è facilissimo rispondere. Sicuramente la risposta al trattamento chirurgico, quindi la percentuale di guarigione, è correlata anche al tipo di lesione che crea l'epilessia. Sappiamo che alcune lesioni... se operate in maniera corretta, possono, l'epilessia correlata, alcune lesioni operate correttamente sicuramente hanno un'altissima percentuale di guarigione, anche al 90% possiamo arrivare. Sappiamo che in altre epilessie effettivamente questa percentuale è molto più ridotta. Inoltre anche la sede, diciamo, delle epilessie si associa a risultati diversi. Le epilessie del lobo frontale non rispondono in maniera così
con un così alto percentuale di guarigione come quelle del lobo temporale, ad esempio. Le epilessie non associate a lesioni che vengono operate, come dicevo prima, e si operano anche epilessie senza lesione alla risonanza, anche quelle hanno percentuali di guarigione inferiori, per cui è difficile dare un numero preciso globalmente. Sicuramente l'indicazione alla chirurgia, e quindi anche che comprende anche quindi la percentuale di guarigione di grosso miglioramento, è correlata molto al tipo di epilessia, alla lesione che la sottende e anche alla sede del focolaio epilettico. Le faccio un'altra domanda anche raccogliendo un suggerimento che viene dagli ascoltatori. Anna Pilon chiede: se il paziente non risponde ai farmaci può anche peggiorare la tipologia di crisi. Io le chiedo un commento su questo e le chiedo anche qualcosa di più specifico relativo a farmaci, sperimentazioni, nuove molecole che abbiano nuove modalità di azione rispetto a quelle finora in uso. Sì, sicuramente un'epilessia, seppur trattata, ma che prosegue per anni o decenni, tende a complicarsi, nel senso che anche le crisi possono cambiare, possono diventare crisi più complesse, possono esserci anche le convulsioni, che magari all'inizio dell'epilessia questo non c'era. Quindi erano anche più semplici da eventualmente aggredire chirurgicamente, perché questo suppone che l'area epilettogena fosse più ristretta. Come dicevo prima, se c'è un aspetto negativo ancora, parlando di chirurgia, è che c'è ancora un grosso intervallo fra il momento della diagnosi di epilessia, diciamo farmaco resistente, e l'intervento chirurgico. Mediamente in Europa questo intervallo si aggira attorno ai 12 anni, che è un tempo enorme. Però 20 anni fa questo intervallo era 20 anni, per cui qualche progresso è stato fatto. Il discorso è che noi possiamo sapere già dopo 2 anni o 3 anni al massimo se un paziente è chirurgico. Quindi lo sforzo per accorciare, diciamo, questo intervallo è necessario proprio per evitare che allungando i tempi anche le epilessie diventino più complicate e anche quindi i risultati siano peggiori. Quindi un progresso c'è stato effettivamente, ma sicuramente c'è ancora molto da lavorare e gli ostacoli sono vari. C'è anche una riluttanza, direi ancora, da parte dei medici a inviare il paziente al chirurgo, c'è ancora una riluttanza da parte del paziente ad accettare l'idea di sottoporsi a un intervento. Qui c'è una barriera che anche culturale in cui noi ci dobbiamo impegnare di più a cercare di chiarire cosa vuol dire fare una chirurgia dell'epilessia e che cosa ci si può attendere. Nel frattempo, come lei diceva, ovviamente il problema rimane e comunque alcune epilessie non sono effettivamente operabili, allora ci sono altre linee di ricerca verso nuove terapie che si stanno studiando e si stanno pian piano anche proponendo. Nuovi farmaci ne usciranno e ne usciranno anche presto, quindi diciamo il numero di molecole che noi useremo per curare le crisi aumenterà e questo fa sì che ci siano più possibilità di curare i pazienti, nel senso che i pazienti che non hanno risposto alle molecole attualmente disponibili, una quota di loro è possibile che effettivamente risponda ai nuovi farmaci. Ma questo, come già detto prima il dottor Sartori, cura le crisi, non cura ovviamente l'epilessia. La terapia, diciamo, dell'epilessia come malattia in sé è ancora, direi, piuttosto indietro. Forse la genetica potrebbe darci qualche prospettiva, nel senso che in alcune forme, attualmente pochissime, conoscendo il deficit genetico, si possono o sviluppare molecole che tendono a correggere quel deficit. E quindi il deficit genetico, soprattutto in forme gravi del bambino, nelle cosiddette encefalopatie infantili, encefalopatie epilettiche infantili, non solo c'è l'epilessia, ma che c'è tutto un corteo di sintomi che includono un ritardo mentale, disturbi del comportamento, disturbi motori. Ecco, in queste situazioni, se si riesce a identificare un farmaco che riesce a correggere il gene, non solo migliora le crisi, ma può migliorare anche tutto il quadro neurologico. Sono molto poche, ma ci sono dei dati ancora molto poche, queste forme di epilessia, questi geni che noi conosciamo e che abbiamo la possibilità di poter correggere o tentare di correggere, però sicuramente questo è un passo che in futuro dovrebbe darci dei risultati sempre più interessanti. Il problema è che possiamo curare in questo modo solo quelle epilessie che dipendono dalla mutazione di un singolo gene. Purtroppo molte epilessie sono poligeniche, sono diversi geni che sono coinvolti nella loro genesi. Non solo, un'altra possibilità è quella, e questa è anche una cosa piuttosto interessante, che una volta identificato la funzione del gene alterato, già sul mercato sono disponibili molte molecole per altre malattie
che curano, che agiscono su certi meccanismi, normalmente dei meccanismi di molecolari, e andando a pescare fra queste biblioteche, diciamo, di farmaci, si è scoperto che alcuni di questi possono correggere le mutazioni di cui le dicevo prima. Quindi in tal caso non c'è neanche bisogno di creare un nuovo farmaco. Il farmaco esiste già e si può utilizzare. Come dico, siamo ancora agli albori di questa nuova era di medicina di precisione, come si chiama, nel senso che noi andiamo proprio a curare lo specifico deficit molecolare di quel singolo paziente. Come so, sono molto poche, però man mano che la genetica avanza si individuano sempre più forme. E questo a volte rende possibile anche avere meno effetti collaterali, perché noi tendiamo infatti a curare solo quello specifico problema, e non alterare tutta la funzione del cervello come fanno per esempio i farmaci normali che si distribuiscono dappertutto. Grazie professore. C'è, dottor Sartori, anche il problema che non è la maggioranza delle persone con epilessia quella che in Italia si rivolge ai centri specializzati. Sì, diciamo che diciamo, in Italia c'è una grande tradizione epilettologica e anche diciamo, la Lega Italiana contro l'Epilessia, che è la società che raggruppa i medici professionisti che si occupano appunto dello studio, della cura dell'epilessia, identifica sul territorio italiano una serie di centri di riferimento per l'adulto e il bambino e che sulla base di alcuni diciamo, criteri valuta, voglio dire, anche il livello di avanzamento, distinguendo dei centri più, diciamo, più base, avanzati. Per cui le persone che, diciamo, soffrono di epilessia e che vogliono rivolgersi a un centro per l'epilessia, diciamo, riconosciuto, ad esempio dalla LICE, possono andare, ad esempio, sul sito di questa associazione scientifica e lì vi è appunto una cartina con tutti i riferimenti, regione per regione, dei centri di riferimento per l'epilessia. Poi, certamente, tutte le neurologie, tutte le neuropsichiatrie infantili, tutte, diciamo, le pediatrie d'Italia sono particolarmente sensibili a questo problema, anche perché tenga conto che è la singola patologia neurologica più frequente, per cui diciamo, spiega come mai ci sia un così importante investimento e così come sia una patologia sulla quale tale investimento debba essere implementato, perché è una patologia veramente importante da tanti punti di Abbiamo vista. è la più diffusa patologia neurologica in età pediatrica e comunque l'impatto sociale ed economico delle epilessie è molto gravoso. Contemporaneamente c'è un impatto sulla vita personale, sulla vita delle persone che ne soffrono Certo. e che devono anche convivere con uno stigma che ancora oggi è presente. Io lo dico subito ai nostri ascoltatori, sia il dottor Sartori che il professor Ruboli sono molto impegnati nella comunicazione, sia con la LICE, ma anche la sezione epilessia dell'European Academy of Neurology, ha tra i suoi obiettivi quello di una corretta comunicazione. Ma allora io chiedo ad entrambi, non lo so chi di voi vuole rispondere per primo, parliamo dello stigma che spinge molti ancora a nascondersi e che crea un ostacolo aggiuntivo agli ostacoli che già una persona affronta una malattia deve affrontare quotidianamente. Cos'è lo stigma? Direi, dottor Sartori. Come lei diciamo, sottolinea sì, molto bene, dice, accanto alla patologia, ovviamente la discriminazione sociale che diciamo, la persona con epilessia riceve tutt'oggi, nonostante anche diciamo, in questo ambito siano state diciamo, superate delle barriere, è diciamo, un fatto diciamo, determinante nella qualità di vita di questi soggetti. Diciamo, molte volte diciamo, questo tipo di discriminazione risulta essere per il paziente più disabilitante che il fatto di avere la malattia in sé, che tutto sommato, come dicevamo, fortunatamente in una due terzi dei pazienti è una patologia ben controllata. E questa discriminazione purtroppo è figlia sì di miti, è figlia sì di, voglio dire, di retaggi, ma è soprattutto figlia dell'attuale ignoranza riguardo all'epilessia, nel senso che c'è un giudizio, voglio dire, che magico in qualche modo, che è magico in senso negativo, che avvolge diciamo, questa patologia, ma che nasce proprio dall'ignoranza. Ecco qui, come le diceva, lo sforzo da parte di chi si occupa ogni giorno di epilessia a in qualche modo promuovere diciamo, la conoscenza, perché la conoscenza da parte della popolazione, da parte delle persone, voglio dire,
di questa patologia è sicuramente un approccio terapeutico, è un approccio di modifica della qualità della vita delle persone con epilessia, che ad esempio in altri ambiti di patologia cronica è molto più comune. Cioè, sul diabete non c'è discriminazione. Uno al diabete che prenda gli antiglicemizzanti orali oppure che prenda, voglio dire, l'insulina, uno, diciamo, in qualche modo non si nasconde da questa patologia. L'ignoranza della gente, l'ignoranza ancora diffusa rispetto a questa malattia, fa sì che molte volte i genitori del bambino con epilessia non dicano, non abbiano piacere di comunicare che epilessia, che la persona adulta tema nel comunicare di avere l'epilessia, di avere delle discriminazioni sul posto del lavoro, nelle attività ricreative, per cui il grande sforzo è di abbattere l'ignoranza che riguarda questo tipo di patologia. Questo diventa una priorità a volte ancor più di questioni squisitamente cliniche o mediche, l'importanza di questo aspetto. Professor Rubuli, naturalmente non si possono fare confronti tra il paese dove lei vive e l'Italia, ma lei conosce benissimo l'Italia e la situazione. Volevo sapere se ha delle soluzioni, magari importare in Italia delle soluzioni vincenti nella gestione anche di questo aspetto legato all'epilessia. Ma dal punto di vista, diciamo, medico, il livello dell'epilettologia italiana è alto, è sicuramente a livello di tutti i paesi al mondo. Non c'è nulla da importare, secondo me. Quindi il livello dell'epilettologia italiana dal punto di vista medico e assistenziale non ha nulla da invidiare a nessun paese al mondo. Sicuramente io lavoro in Danimarca, che è un paese piccolo, direi dal punto di vista tecnologico anche avanzato, molto informatizzato, quindi c'è tutta una serie di presidi che un medico presta, nel senso che i cartelli sono tutti digitali, lo scambio di informazioni è estremamente semplice, la prescrizione dei farmaci è anche quella estremamente semplice, quindi questo vale per tutti, però non solo per l'epilettologo. Però questo fa sì che, per esempio, anche recuperare informazioni in pazienti che hanno una storia molto lunga di 20 anni sia molto più semplice che di quanto possa venire forse ancora in Italia. Per quello che riguarda, diciamo, forse qualcosa che in Danimarca, ma io lavoro per un certo un po' particolare, devo anticiparlo, c'è una grossa sensibilità sugli aspetti anche sociali, di stigma e così via. E anche il sistema di welfare danese offre delle soluzioni che altri sistemi ovviamente non riescono ad offrire. Questo però fa parte più di un'organizzazione generale che investe il sistema sanitario in sé, anche l'università, cioè i percorsi formativi. Su questo probabilmente ci sono delle cose che si potrebbero discutere anche in Italia. Però ritengo, insomma, che quello che noi possiamo offrire a un paziente con epilessia in Italia sia sicuramente a livello di tutti i paesi del mondo, e siamo nella frontiera. I nostri centri più di terzo livello sono in grado di fornire ai pazienti tutto ciò che c'è di meglio e di più attuale al mondo in questo momento. Pensiamo allora alla popolazione più vulnerabile, la popolazione pediatrica. Dottor Sartori, la scuola, la formazione della scuola e degli educatori e degli insegnanti. Diciamo che nella nostra Costituzione abbiamo il diritto alla salute tutelato, il diritto, voglio dire, all'istruzione, e tutte le persone devono vedere realizzato questo diritto. Allora anche le persone con epilessia devono poter svolgere il loro percorso formativo, il loro percorso scolastico senza subire nessun tipo di discriminazioni. È stato fatto un grande lavoro in Italia, voglio dire, da questo punto di vista. Nel 2005 il Ministero, voglio dire, dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha emanato delle raccomandazioni, ad esempio per la somministrazione dei farmaci a scuola. Le varie regioni l'hanno poi, diciamo, negli anni successivi, l'hanno poi recepito e tradotto molto spesso in linee di indirizzo. Per quale motivo? Perché ritorniamo al problema della formazione. Formare gli insegnanti, formare il personale, diciamo, scolastico alla gestione dell'evenienza crisi epilettica è lo strumento base fondamentale per garantire ad una famiglia di affidare, voglio dire, alla scuola il proprio bambino, sapendo che qualora dovesse occorrere la crisi, vi è un sistema formato capace di intervenire tempestivamente anche attraverso la somministrazione del farmaco. Per cui sicuramente
è uno degli ambiti su cui dobbiamo lavorare maggiormente, perché i compagni di classe della persona con epilessia oggi sono gli adulti di domani, e dunque non è solo la gestione della crisi epilettica che può occorrere a scuola, che richiede l'intervento dell'adulto, ma è anche il formare e condividere, l'integrare anche attraverso dei progetti di lettura, dei progetti di formazione. È stato scritto recentemente un libro, Afferra la cima, che è una delle associazioni che lavora, voglio dire, in questo ambito, Uniti per Crescere, ha promosso, ecco, lavorare nel formare una sensibilità nel personale, ma anche, voglio dire, nei compagni della scuola, affinché ci possa essere l'espletamento di questi due diritti, l'istruzione e la salute. E questo veramente è un aspetto su cui dobbiamo, diciamo, dobbiamo in qualche modo lavorare, perché tutto sommato l'evenienza della crisi epilettica rimane, nonostante i farmaci antiepilettici, anche nelle persone con epilessia controllata, la crisi epilettica può occorrere. E la cosa che non deve succedere è che durante la crisi epilettica le persone attorno si spaventino, perdano controllo. Certo, anche perché i dati dicono che il 30% delle crisi si manifesta in classe e due chiamate su tre al numero di emergenza da una scuola riguarda una crisi epilettica. Quindi questo già spiega tutta l'importanza della formazione per la conoscenza. Per la conoscenza. Io passerei... C'è una grande sensibilità all'uso dei defibrillatori, diciamo, semiautomatici, che troviamo in qualsiasi, diciamo, centro commerciale, piscine, scuole. Sicuramente è uno strumento che salva la vita, è un intervento che salva la vita. Noi dobbiamo far maturare in diversi ambiti di emergenza sanitaria la sensibilità della popolazione, della civile, nel saper affrontare alcune situazioni drammatiche. Certamente lì parlavamo dell'arresto cardiaco, qui parliamo della crisi epilettica, e dunque deve nascere veramente una sensibilità di salute, una formazione in questo ambito che consenta di far fronte anche a questa evenienza, che, superata la paura, è un'evenienza, diciamo, che può essere gestita dal laico, dal personale laico, in maniera estremamente ottimale. A beneficio del bambino. Del bambino. E anche dell'adulto. E dell'adulto. Professor Ruboli, ora, diciamo, in chiusura, mentre invito i nostri ascoltatori a pensare a qualche domanda, se hanno ancora qualche dubbio, anche se i nostri esperti sono stati chiarissimi, vi siete occupati con Lean anche del lockdown e di quello che il Covid ha significato per le persone con epilessia. I dati di una survey italiana dell'Alice dicono che molte persone hanno riportato un aggravamento delle crisi. Voi avete sottolineato in un intervento, di cui anche lei è firmatario, alcuni aspetti principali. Ce li vuole riassumere? Sì, innanzitutto, ecco, un aspetto al momento, ecco, perché il Covid è ancora una situazione in continua evoluzione. Quello che possiamo dire è che di per sé non ci sono dati che indicano che il Covid possa creare un'epilessia in un paziente che prima non aveva crisi. Sicuramente ci sono molti dati che sembrano indicare che ci possa essere un coinvolgimento neurologico durante un'infezione da Covid. Non c'è ancora alcun dato che dice che si può creare un'epilessia in un paziente che prima non soffriva di epilessia. Ci sono dati però invece che indicano che i pazienti che precedentemente avevano già l'epilessia durante o l'infezione da Covid, che hanno avuto essi stessi, perché si sono create le situazioni infiammatorie cerebrali o un'ipossia, o insomma varie situazioni che hanno alterato il normale funzionamento del cervello, possono aver avuto crisi, quindi un aggravamento della loro epilessia, oppure anche conseguenza di quello che è stato tutto quello che si è creato attorno al Covid, cioè il lockdown, sicuramente lo stress psicofisico, la sensazione di isolamento in pazienti che hanno anche certe forme di epilessia, in cui la componente, diciamo così, soggettiva, emozionale, può contribuire a favorire le crisi. In questi pazienti c'è stato un incremento delle crisi. Il fatto anche di aver, in alcune situazioni, di non aver effettuato le normali visite di controllo, perché appunto non si andava in ospedale per paura dell'infezione,
ha creato o una situazione di stress o una situazione che avrebbe richiesto eventualmente un aggiustamento delle terapie, cosa che non è stata fatta appunto perché il controllo non è stato fatto, e questo può aver precipitato alcune crisi che erano evitabili. Quindi che ci sia stata una ripercussione sull'andamento dell'epilessia in alcuni gruppi di pazienti, questo sembra essere un dato che si sta chiarendo sempre di più. Al momento, dovrei dire anche fortunatamente, ma insomma dobbiamo ancora aspettare, che il virus di per sé, l'infezione da Covid-19, possa creare un danno cerebrale che porta un'epilessia, questo ancora non vi sono dati per poterlo dire. Evidenze. Sì. In più, ecco, l'altra cosa che ovviamente è stato sottolineato è quello di osservare anche i tipi di trattamento per il Covid che sono stati fatti, se possono avere interazioni con i farmaci che vengono presi per il virus. Antiepilettici, esistono alcuni siti in cui vengono fornite informazioni sulle possibili interazioni. Il fatto di poter implementare consulenze o contatti con i pazienti via telemedicina o teleconsulto o anche semplicemente via telefono, questa è un'altra cosa che sicuramente ha aiutato e può aiutare. Uno dei problemi che c'era all'inizio era che non si sapeva quanto sarebbe durata, cioè un conto e dire ok, fra 2 mesi ne siamo fuori, aspettiamo, eccetera, non si sapeva. Per cui avere la possibilità di poter contattare il proprio paziente o il paziente poteva contattare il proprio medico è stata sicuramente una possibilità importante e di supporto. E il Covid è sicuramente un qualcosa su cui si dovrà ragionare sicuramente più avanti. Già attualmente mi sembra che ci siano delle stime che sono stati pubblicati più di 12.000 lavori scientifici. E quindi dati da analizzare e soprattutto da porre al vaglio degli esperti per capire quali questi dati sono validi, quali non sono, sono solo semplicemente sensazioni che però sono state pubblicate, richiederà del lavoro. La cosa importante penso che comunque sia è che c'è stata, perlomeno da parte anche degli organi, delle società scientifiche, degli organi, una risposta piuttosto rapida. Quello che ha fornito la European Academy of Neurology è stato questa, diciamo, stato dell'arte che è già stato pubblicato i primi di aprile, quindi dopo circa un mese e mezzo dell'esplosione del Covid, che poi è esploso prima in Italia rispetto ad altri paesi, per cui altri paesi potevano già avere alcune informazioni su come comportarsi. La lezione ovviamente è quella di far tesoro di queste cose. Nella valutazione anche dei risultati del Covid-19 abbiamo valutato ciò che era successo anche con la SARS anni prima, quali erano state alcune procedure che erano state adottate. Io parlo dell'epilessia, ma perché c'erano state anche lì alcune accentuazioni di cadute di epilessia, cosa era stato fatto. Il Covid deve insegnarci appunto a essere pronti a affrontare altre evenienze, non dico tanto la seconda ondata, se mai ci sarà, speriamo di no, ma altre situazioni di questo tipo che effettivamente in pazienti come i nostri possono creare problemi di vario tipo, sia secondari alla situazione di isolamento, sia invece correlati direttamente all'infezione per sé. Attualmente in Italia, dove erano sospese tutte le non urgenze, tutto è ripartito e quindi possiamo dire questo agli ascoltatori, di non temere e rivolgersi al clinico, al proprio neurologo. Assolutamente. Senza timore. Assolutamente. Quindi io direi, se non arrivano delle domande dal pubblico, di chiudere questo nostro incontro. Qui abbiamo visto gli avanzamenti della ricerca, come sono utili e come sia importante agire tempestivamente sia nella diagnosi che nel trattamento, perché prima si interviene meglio è, anche per la prognosi della persona con epilessia. E forse un messaggio molto importante è quello rivolto a tutti noi, a tutti i cittadini, di informarsi, capire, sapere, perché lo stigma in questo caso, come in molte altre malattie, ma in questo caso è ancora molto pesante e incide sulla qualità della vita. Io vi ringrazio. Volete aggiungere qualcosa prima di salutare il pubblico? Ci vediamo probabilmente di nuovo. Riguardo l'informazione, il 14 di febbraio è la giornata internazionale per l'epilessia. E in quella giornata lì so che ci sono molte iniziative, l'Italia in questo è molto attiva, devo dirlo, più della Danimarca,
E quella è un'occasione per avere informazioni, perché normalmente i medici sono disponibili a fornirne, ci sono degli eventi, gli edifici principali spesso vengono illuminati di viola. È un'ottima iniziativa patrocinata dalla Lega Mondiale contro l'epilessia, quindi è un evento internazionale. In Italia si svolge il 14 di febbraio, quindi quello bisognerebbe ricordarselo e in quell'occasione informarsi. Grazie professore. Dottor Sartori? No, io non aggiungo nulla di particolare. Credo che iniziative come queste, voglio dire, siano fondamentali e gli strumenti, diciamo, tecnologici, i social media di cui abbiamo, diciamo, disponibilità oggi sono uno strumento importante anche per parlare ovviamente di medicina, per parlare di questi aspetti specifici della medicina e per in qualche modo portare la medicina fuori dagli ospedali, perché la vita delle persone con epilessia, così come la maggior parte delle persone che hanno una malattia, è una vita che si realizza fortunatamente fuori dagli ospedali, per cui il nostro compito è quello di aprire le porte degli ospedali in uscita che anche il medico in qualche modo partecipi tra le sue missioni alla divulgazione delle informazioni scientifiche e mediche in modo diciamo regolare, e queste iniziative insomma sono fondamentali per questo, diciamo, obiettivo. Senza dubbio. Grazie per il vostro impegno in questo. Io agli ascoltatori ricordo il prossimo appuntamento, che è lunedì 13 luglio alle 17, si parlerà di salute e diritti umani nell'epoca del neoliberismo globale. Non avevamo ricordato l'hashtag, che è Global Health Now, e al prossimo dialogo sulla salute globale, e eventualmente ricordo a novembre il Festival della Salute Globale. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie. Grazie a lei. Arrivederci, saluti. Grazie.